Allora, io sono un lavoratore che vengo dall'esperienza fallimentare di una fabbrica ex Bertone. Ho avuto la fortuna o sfortuna di essere assunto in Fiat, ho lavorato 3 anni, ho 41 anni di contributi e ho 60 anni. Speravo di andare serenamente in pensione, ma purtroppo adesso mi trovo in solidarietà a 1000 euro al mese. Il lavoro, diciamo, è usurante, negli anni ha creato problemi. Sì, certo, sì, delle migliorie ci sono state. Per dire presente che io nell'arco di 40 anni di fabbrica ho fatto tutti i tipi di lavori in fabbrica. Adesso a 60 anni mi trovo a fare 8 ore su un carrello e non scendo mai dal carrello, 8 ore fisse. Tranne 10 minuti di pausa e la mezz'ora di mangiare, ma posso assicurare che si lavora duramente. E per una persona di 60 anni, anche se sono ancora bene, grazie a Dio, ho dei grossi problemi fisici, perché è così. Però devi farlo, devi lavorare. Ma magari con i sacrifici uno va avanti, ma ti tolgono anche il fatto di stare male sul lavoro, anche questo ci manca. L'età media da noi in Grugliasco era tipo 47 anni, 48, quindi persone già fatte che magari è da 20-30 anni che lavorano, con patologie conseguite durante gli anni pregressi, e quindi c'è un altro problema, che abbiamo persone di 60-62 anni, 63 anni sulle linee di montaggio o comunque ancora al lavoro, che francamente è una cosa abbastanza grave, non, a parte per le persone che continuano a essere tra virgolette legate alla catena, e in più non fanno in maniera, se ci fosse qualche provvedimento sui lavori usuranti che comprendesse chi lavora nelle catene di montaggio, far uscire delle persone che hanno dato per 40-42 anni e far entrare dei giovani. Per salvare 1200 colleghi, compagni di Mirafiori, abbiamo fatto un accordo per cui, visto che lì non ci sono più ammortizzatori sociali, stanno entrando un po' alla volta da noi, in modo da preservare il loro posto di lavoro e dividerci quel poco che è rimasto. Tutto questo, è ovvio, va imputato alle scelte aziendali di non investire su nuovi modelli né a Grugliasco né a Mirafiori 2 anni fa, che avrebbe permesso di non avere questi esuberi temporanei o magari di averne in maniera, in numero molto piccolo. Io lavoro a Mirafiori Carrozzeria, siamo messi malissimo perché sono la bellezza più di 10 anni che facciamo sempre cassa integrazione, attualmente siamo con il contratto di solidarietà e abbiamo su 3.800 dipendenti quasi 2.000 lavoratori come esubero. La media nostra a Mirafiori è 53-54 anni, quindi con famiglia, con figli che non lavorano perché purtroppo non si ritrova a lavoro, e quindi si fa affidamento sugli stipendi che sono dei genitori, stipendi però che purtroppo sono dimezzati perché con tutta questa cassa integrazione va da sé che non sono stipendi altri.